periodo difficile per l'Italia e molte città si stanno tagliando i programmi che riguardano le attività culturali in generale e i programmi che riguardano i teatri, la lirica, la danza. In questo quadro di grandissime difficoltà riusciamo a Salerno a mantenere in piedi un programma di straordinaria qualità, di assoluta eccellenza e offrendo anche delle condizioni per gli abbonamenti, per la vendita dei biglietti di grande convenienza. Abbassiamo il prezzo dei biglietti per quest'anno e la cosa incredibile è che tutto quello che proponiamo lo facciamo da soli. Avete assistito allo scandalo a cui ha dato vita la Regione Campania, 60 milioni di euro di fondi europei destinati soltanto ad eventi che non riguardano il comune di Salerno. Credo che sia francamente sconcertante quello che sta accadendo. Per quello che ci riguarda è un motivo di orgoglio riuscire a proporre anche sul piano culturale l'immagine di una città davvero europea, di una città che è oggi un punto di riferimento in Italia per tante cose, anche per la sua vita culturale.